Ragazze, buongiorno. Oggi parrucchiere, bene sì, non mi sembra vero, ma ho detto venti per l'anniversario, anche se ribadisco, festeggeremo più avanti, però visto che appunto c'è tutto un programma che poi vi dirò, voglio farmi i capelli, voglio cambiare qualcosa, non lo so, qua non mi piace proprio qua com'è e quindi ho voglia di fare la frangia. Ebbene sì, farò la frangia. E do una spuntatina proprio tipo di 2 centimetri, giusto per togliere le punte brutte. Insomma, adesso chiederò alla parrucchiera cosa mi consiglia. Però sì, devo accorciare un pochettino, ma proprio poco, e fare sta frangia, perché è un po' che la voglio fare effettivamente. Va bene, detto ciò, vado. Ci vediamo dopo. 3, 2, 1, sta tagliando l'erba, via. Eccomi! Oddio, sono troppo felice, ragazze, mi piacciono tanto, tanto, tanto. E, erano proprio così che li volevo, gli ho fatto vedere una foto. Mi ha tagliato proprio un centimetro e mezzo, due, cioè proprio pochissimo. Mi ha detto che erano proprio rovinate solo le punte, proprio le punte alla fine, fine, fine. Quindi mi ha mantenuto la mia lunghezza, non c'era da tagliare tanto. E felicissima perché posso scegliere, mi ha detto, se farla proprio piena piena, quindi se c'è il giorno che voglio essere più style, però non è che mi piaccia tanto troppo chiusa, oppure posso appunto anche farla così, insomma, come piace più a me, un po' più aperta, almeno al centro, e mi piace un sacco. Mi piace, sono felice, sono felice. Tra l'altro mi ha riempita di complimenti perché mi ha detto: tu hai già due figli? Ma sembri giovanissima. Io, magari. Magari ne ho 36 e vado per i 37. Però mi fa no, assolutamente non li dimostri. Quindi ho detto grazie, sono molto contenta perché quando ne avrò, non lo so, 50, magari riuscirò a dimostrarne 40, 42. Speriamo di continuare così. Comunque mi ha fatto i complimenti anche perché dopo due figli e due allattamenti mi fa: hai tanti capelli. Ne sei molto fortunata perché io ne ho persi tantissimi con l'allattamento, veramente tanti, però mi sono anche ricresciuti poi e quindi ottimo, sono contenta, mi vedo più sbarazzina. Prima mi vedevo proprio un po' stempiata, ma un po' stufato. E poi sono carinissimi perché se li lego sono comunque, mi vedo comunque un po' piena, no? Cioè comunque ordinata. Invece prima mi vedevo un po', non lo so, ma stufato. Lei me l'ha fatta con la spazzola, però con la piastra mi fa: se la vuoi abbassare ancora un pochettino, lo puoi fare. E poi nel tempo me l'accorcerò io, giusto un pochino qui, perché qua me l'ha fatta che scende, la lascio andare, la lascio crescere i lati, però poi me l'accorcerò un pochettino io quando mi andrà negli occhi. Insomma, non sto a tornare al parrucchiere ogni volta, sinceramente. Ad Ale, per esempio, l'aggiusto io, quindi dovrei farcela. Dovrei farcela, anche se farlo agli altri è sempre un po' più facile. Comunque, occhialetto da sole, andiamo a casa perché Ale mi aspetta e vi devo assolutamente filmare la sua reazione. Ma sembra Emily in Paris, ragazze, bellissima. Magari. Però sembro Emily in Paris, non lo so, me la ricordo un pochettino, quindi dobbiamo assolutamente filmare la reazione di Ale. Perché lei è da quando ha la frangia che mi dice: dai mamma, fatela come me, dai mamma, fatela come me. E l'ho fatta esattamente come ce l'ha lei, proprio la sua frangia come l'aveva fatta lei. E quindi non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Bando alle ciance, parto. Se magari prendo le chiavi della macchina, ragazzi, sono troppo felice, si vede, mi sento proprio rinata. È tantissimo che non andavo dal parrucchiere, però ogni tanto, una volta l'anno, una volta ogni 2 anni ci devo andare, per poi li ho anche molto lunghi, quindi tanto si rovinano e vanno comunque sistemati. Bello, sono felice. Ragazze, sono arrivata.
Non vedo l'ora di vedere la faccia di Ale. Oddio, sono più emozionata io di lei. La voleva tanto che me la facessi. Ok, ci siamo. Sono quasi arrivata. Ciao. Stai facendo per caso colazione, amore? Sì, aspetta, vabbè, non importa. Dovete mettere un po' più in là, perché dovete mettere un po' più tanti. E anche tu allora, un po' più in là. No, dovete mettere ti un piace, po' più. Ti piace, mamma? Sì. Oh, meno male, ti piace. Dovete mettere un po' più lontani, anche un po'. Ok. Tanti, tanti dovete mettere. Sì. Tanti. Sì. Perché non è tanto uguale. Vedete, io ce l'ho più cosa tanti. Cosa hai mangiato? Ce l'ho più tanti. Cioccolato. Buongiorno ragazze. Ce la faccio, eh. Oggi nuovo giorno. Ieri non sono più riuscita a filmarvi niente, perché appunto è stata una giornata bella pienotta. Poi avevo anche una consegna da fare ieri, che tra l'altro è andata molto bene, è piaciuta veramente tanto, quindi sono super contenta e quindi niente. Oggi è il giorno giusto e glorioso, come dice Alice nel Paese delle Meraviglie. Oggi è il nostro anniversario, 9 anni insieme e mamma mia. Cioè, tantissimo tempo, per me 9 anni. È il mio super super record, ma ormai è il mio record già da anni. E quindi anche di Riccardo, eh. Io sono il suo record. Perché lui è stato con una persona 7 anni. E poi appunto ci sono io. Quindi le storie più lunghe, insomma, sono queste. Invece io penso che prima di lui il mio record sia stato 3 anni con una persona, quindi lui è decisamente proprio l'amore della vita, assolutamente. La smetto di fare la romanticona, cosa facciamo oggi? Oggi non è che festeggiamo proprio nel senso mangiare fuori, queste cose qua. Non festeggeremo oggi per una serie di motivi, festeggeremo poi un altro giorno, proprio a livello di uscite, spese, eccetera. Però comunque oggi vogliamo fare, visto che siamo io e lui, una cosa carina ma intima. Cioè, siamo io e lui e basta. Quindi adesso preparerò dei pancake, se riesco a forma di cuore, vediamo se ho delle formine a forma di cuore o comunque con qualche forma, adesso vedo cosa trovo. E ma facciamo delle cose insieme, appunto ci scambieremo il regalino d'anniversario, io il suo, sapete che gli avevo già fatto le cuffie, e c'è ancora una cosa perché io ne ho presi 2, lui invece è uno un po' più grande, decisamente più grande. Tra l'altro fatemi sapere se i capelli nuovi vi piacciono. Alla fine ieri non vi ho più forse spiegato, o sì, no, in macchina dovrei avervi detto che ho tagliato un paio di centimetri, proprio solo 1,5 cm, 2 cm, le punte più brutte, li ho ugualizzati tutti e ho fatto la frangia, insomma, perché mi ero stufata di vedermi quando facevo la coda così. Ho la fronte molto alta, mi ha detto la parrucchiera, quindi a me sta molto bene la frangia, cioè molto alta, ho la fronte alta, non corta, e quindi mi fa, avessi una fronte corta, te l'avrei sconsigliata la frangia così fatta così, ma avendo tu comunque un buono spazio stai bene, e quindi l'ho fatta, anche perché quando leggo i capelli poi è carino, no? Cioè mi piace di più vedermi, che poi posso, mi ha detto che posso scegliere se aprirla un po' di più, fare stile ciuffo, che è un po' più come piace a me, oppure riempirla io, ecco, e rimane un po' più chiusa. Però non sono tanto abituata a vedermi
così, e quindi non mi piace tanto, preferisco un pochino sempre aperta e basta. Poi adesso vedrò se sfilacciarla ancora un pochettino, magari al prossimo giro, perché è bella pienotta, non tanto, c'è di peggio, però è abbastanza, sono tutta abitudine, ragazzi, mi ci devo riabituare. E bom, quindi niente, adesso finisco di truccarmi. Riccardo è andato a portare i bambini a scuola e tra poco arriva. Ci vediamo dopo. Ragazzi, allora ho messo la collana, questa qua che è degli inizi, inizi, eravamo insieme da pochissimi mesi, e poi il nostro profumo, quindi vediamo se se ne accorge. Cosa sarà? È un panko. Qualcosa che mi hai fatto scoprire tu. Chi è? Guarda, Ti piace? grazie. È lui. No, qua c'è la privacy, no. Ma no, non lo leggere, non sia mai. La privacy dell'amore, dell'amore, dell'amore. Però fai vedere solo noi due, ti prego. Tu, io. Ma quando Con i mai? bigodi. Ricci. Che poi li ho già ricci di mio, ma a dettagli. Già. Quale prima? Bigliettino? Bietti. Bigliettino? Bietti. Oh! E Che poi dici che non ti porto mai i fiori, hai visto? Sono di qua comunque, se ti faccio Sì, vedere. vabbè. Ma li ho visti, mi sono piaciuti. È una cosa di grafica, mettiamola così. Li ho visti ieri, ho pensato che carini che sono, unicorno, bellissimi. Devi vedere. Ah, evidenziatori, Eh sì, bello, così sono. li uso per l'agendina nuova. Esatto. Sono pucciosi, grazie. Sono mini evidenziatori. C'era anche lei. Sì, certo. Voglio vedere. Bellissimo. Piaciuto? Sono degli unicorni in pila, li tieni in pila e il tappo sono loro, cioè non hanno tappo. La testa e il tappo. Vabbè, avete capito. Raccontiamo la storia del regalo di amore. Praticamente l'ha preso su Amazon. Invece che arrivare come sempre in questi cosi qua, me l'ha andato così. E tenga, signora, io. Già, mi hanno bruciato il regalo. Sì. Però non importa, è bello lo stesso. Ma mi hanno bruciato il È regalo. stupendo. La scatola, Per quello ti hanno la scatola. appiccicato allora, vedi? Ah, Io vabbè, dicevo, però. disgraziato, l'ho rovinato perché per toglierla ho rovinato qua. Vabbè. ASMR.
in tutto il suo splendor. Adesso le pile sono, con tutti i video che ho guardato, se non so dove vanno le pile. Parla piano. Ah no, ce l'ho fatta. Tu qua le mani. No, la pila no, però. Abbiate fede, non vi preoccupate, so mettere delle pile di solito, però pensavo la stessa cosa. Ah, ce l'ho fatta. Assumerò. Adesso mettiamo quelle bianche e nere o normale? Normale. Normale. Ma perché fare delle confezioni così complicate? Oh, non riesco. E mo? Non mettere il dito qui, non premere qui. Che devo fare? Non mi fa niente. Ci sono... No, per forza al contrario, amore. Girala. Però non so se... Ah, beh, sì, perché deve... È già, giusto. Ma poi i due dentini di là. Guarda. I dentini? Non so se è così dall'altra parte. Sì, perché qua c'è la lettura del numerino. È giusto. Che bella! La borsetta! Aspetta. Che disagio! Un disagio unico. Che carina! Ah, qua c'è. Ilmi, guarda che carino il mini album. Questo mini album. Così ti puoi metti dentro. Allora, bisogna mettere questo. Eccolo. Aspetta. Siamo quasi e dobbiamo ancora fare colazione. Tengo questo. E gli unicorni? Come faccio? E gli unicorni? E c'è la foto. Ci dobbiamo anche schiacciare questo. Ah, facciamo così allora. Aspetta. Tienimeli tu. No, aspetta. Ah, grazie. Anzi, bacino. Com'è andata? È andata. Il bello è che finché non arriva è una sorpresa. Vediamo e così si spegne, giusto? Sì, se la giro si spegne, ok. E la prima l'abbiamo inaugurata, sono 10. Poi adesso qua dovrebbe scrivermi il numero. Secondo me non è uscito niente. Ma non è possibile. Aspetta. No, non dicono di non farla sta cosa. Ah, si arriva. Non guardiamo, dai, lasciala là. Thank you.
Allora, siamo andati a portare i cagnolini. Abbiamo fatto un po' di fotine con la mia nuova amica. Dopo prepariamo la tortina. Abbiamo trovato anche la... No, vabbè, cioè sì. Avevamo trovato un 9 da mettere sopra. Così ce la mangiamo coi bimbi. Facciamo la variegata al cioccolato, quella come ho fatto tipo il pancake, tipo il plum cake che ho fatto l'altra volta, ma proprio a torta. Però non ci sconfinferava troppo questo 9. Già. E quindi abbiamo deciso di mettere 9 candeline, che è più carino. Quindi proprio 9 candeline. Sì. E ma niente. Non 9 in candelina, ma 9 in candeline. Giusto? Chiaro? Sembra chiaro come... No. Comunque se adesso va a prendere Ale, perché io sennò mi bagno la frangetta e poi mi si gonfia stile leoncino. E poi andiamo a prendere anche Fede. E poi andiamo a prendere la pizza. Sei contento? È una sua idea, è una sua fantastica idea. Bravo amore. Bravo amore. Questa... C'è una grande novità, il tuo sgrassatore universale Chantecler funziona anche sotto sopra. D'accordo, da culo. Mare. Cos'è il costo della cartuccia? Perché 10 cartucce? No, con gli spogli. Primo pacchettino già andato. Adesso mettiamo il secondo. Aspetta, sto facendo un video. Com'era già? Ah, così. Ok, è pronta. È arrivato un piccolo pacco di collaborazione. Poi vedrete più avanti. Che tenero, vedevi. Perché poi con la tutta la cera sulla tavola. Sei cioccolato. No, 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 prima. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life.